Il calzaturificio Cappellini ha iniziato l'attività nel 1928 con il nonno Ibaldo e poi la ragione sociale vera e propria calzaturificio Cappellini è iniziata nel 1968 con il babbo e lo zio. Attualmente è condotta da noi nipoti, due figli di Orlando e due figli di Loriano. Si è sempre di più specializzata fino ad arrivare a livelli attuali, che è una qualità molto molto alta per le esigenze che i vari brand ci richiedono. La collaborazione che noi offriamo ai nostri fornitori è quella di seguire una scarpa dall'idea iniziale del fornitore, quindi dal prototipo, e sviluppare insieme a lui le varie modifiche o migliorie al prodotto. Riusciamo a fare dei modelli con il CAD che passiamo direttamente alle macchine da taglio senza dover fare né tagli a mano né tantomeno sviluppare fustelle. Abbiamo poi all'interno due persone che seguono quasi esclusivamente prototipia, campioni, prove per la messa in produzione. Una volta messo insieme la tomaia facciamo tutta la preparazione, tutta la fase di sia di topponatura che di chiusura della tomaia internamente. Abbiamo delle persone adibite a questa operazione. Dopodiché passano al montaggio vero e proprio sulla forma con tutte le varie operazioni fino all'uscita della scarpa come prodotto finito, pronto per essere sia visto in fase di preparazione che messo in scatola nel caso di produzione e quindi di produzione avvenuta di campione scarpa finita. C'è sempre bisogno di qualcuno che prima di tutto questo sia in grado di mettere insieme tutti i materiali occorrenti alla realizzazione di una scarpa, che sono tantissimi, dalle pelli ai rinforzi. Quindi è molto importante le persone che seguono l'organizzazione della scarpa, che tutto sia all'interno della cestina che viene montato in produzione. Faccio parte del team Cappellini da circa un anno e mezzo, anche se la nostra conoscenza era già precedente. Sono una collaboratrice consulente esterna, mi occupo prevalentemente di produzione campionario al fianco di Fabrizio Cappellini, titolare. La mia formazione viene da un liceo scientifico, quindi non prettamente una formazione professionale, che poi si è diretta nel settore calzaturiero dopo le scuole superiori. Step by step ho acquisito conoscenze tecniche fino a seguire un corso di modellista in calzatura, e la mia formazione è una formazione molto ampia, da etichettatura del prodotto fino alla parte prettamente tecnica di modelleria e di anche spedizioni. E devo dire la verità che è una tipologia di lavoro dove si riesce a esprimere una propria personalità, un proprio modo di fare, di lavorare. Il tocco personale spesso è quello che rende il progetto vincente. È difficile trovare adesso una persona che si occupa solamente di una parte del progetto. Spesso ci dobbiamo adattare a lavorare su più fronti contemporaneamente. La soddisfazione poi, una volta portata a casa il risultato, è veramente veramente grande. Il modellista è quella figura che tira fuori la tomaia, tira fuori la scarpa da un disegno che fa la parte stilistica. Ci vuole la forma, ci vuole di saper disegnare su una forma, bisogna avere una buona manualità proprio come a livello proprio manuale. Si parte da una forma dove ci vengono tirate su delle linee, poi da queste linee vengono riportate in carta per poi dopo trasmetterle dentro a un programma CAD. Si trasmette il file alle macchine da taglio e le macchine da taglio, tramite un operatore, taglia la tomaia, che poi di conseguenza viene portata nel reparto di aggiunteria e viene tirato fuori il prototipo della tomaia. Si è fatto con passione e voglia, un lavoro che porta a tante soddisfazioni.